sicuramente è bellissimo vedere un clima così gioioso. E le gare sono belle, sono importanti, però è molto meglio celebrare, insomma, la gioia, la giovinezza, comunque lo sport in generale, quindi bello. Quale valore ha per te una manifestazione come questa nell'ambito della stagione? Siamo ancora a gennaio. Ma sicuramente per noi è un test importante, perché ci stiamo allenando in maniera molto pesante in vista delle qualifiche olimpiche, e comunque ci dà la carica essere immersi in mezzo a tanti giovani che comunque ci sostengono, ci chiedono foto, autografi, quindi fa bene al morale, diciamo. Quanto è importante per voi atleti essere immersi in una manifestazione dove c'è parecchia attenzione a voi? Non è solo la prestazione secca, ma ci sono tanti giovani, c'è un'organizzazione attenta alle vostre esigenze. No, sicuramente è molto piacevole e fa bene a tutto il movimento. Se io ripenso a quando ero un bambino, un ragazzino, e guardavo, diciamo, quelli campioni della nazionale, così, io mi ricordo che aspiravo a diventare come loro, ed è uno stimolo per tutti e per tutto il movimento. Quindi, insomma, essere qua non è importante solo per noi dal punto di vista atletico e agonistico della preparazione, ma ci fa piacere anche per sostenere, come ha detto Matteo, tutti questi ragazzi molto giovani, e chissà, magari fra loro ci sarà un futuro campione. Ecco, Genova è una città che ha sofferto molto per il ponte, per i danni del maltempo. La vostra partecipazione ha anche un valore aggiunto in tal senso? Sicuramente noi siamo vicini a Genova e vicini a tutta la popolazione. È normale che dopo i fatti che sono accaduti, da parte di tutti serve attenzione e serve solidarietà. Noi siamo qui per i ragazzi di Genova e per tutti i ragazzi che sono qua in manifestazione. Quindi, che dire, io sosteniamo Genova con la nostra presenza, con un supporto psicologico e con questa felicità che c'è in questa manifestazione. E anche quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere tantissime persone, tantissimi gli atleti iscritti, ma come si può vedere dalle immagini abbiamo vinto con una grande festa del nuoto, perché in Liguria, ma oserei dire anche in Italia, una gara con questa coreografia è unica. Una gara con tanti partecipanti, un'organizzazione sicuramente complessa, una sfida che avete vinto. All'organizzazione che parte da domani, inizia l'organizzazione della 15ª edizione. Sicuramente stiamo pensando già a tante novità per l'anno prossimo, perché ogni anno cerchiamo di migliorarci, ma sicuramente la festa del nuoto, la solidarietà e l'agonismo, perché quest'anno è una rappresentativa di atleti di Firenze, della nazionale di nuoto, ci hanno sicuramente aiutato a rendere ancora più agonistica la manifestazione. Beh, sicuramente in una gara di nuoto il divertimento credo che sia fondamentale. Quest'anno, essendo ritornati a casa, la nostra passione e ovviamente la nostra organizzazione si è dedicata completamente ai nuovi atleti, ovviamente, che quest'anno faranno parte di questa e hanno fatto parte di questa manifestazione. Ovviamente volevamo ringraziare tutte le nuove squadre che, visto il ritorno a casa, hanno deciso di intraprendere questa manifestazione con noi, che sicuramente dal punto di vista sportivo ma anche di divertimento non fa mancare niente.